Vai. Hai acceso? Sì. Sicura? Eh? Sì. Ti prendi in giro. Ho acceso. Vai. Ciao ladies. Ciao. Oggi cosa facciamo? Siamo pronti con le cesoie per potare le nostre idrangee. Macrofille. Macrofille. Tu ce l'hai in giardino, vero Dara? Sì, ho anche la quercifoglia, che lì è tutto un altro sistema di potatura. Infatti io non la poto mai. Va benissimo. Io ad esempio... È diventata anche... enorme, alta quasi 2 metri. Io oltre alla quercifoglia ho anche l'arborescence e si taglia in un altro modo ancora rispetto alla idrangea, quella classica, quella che ha l'infiorescenza bella globosa, che è un po' quella delle nostre nonne. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come fare, perché a seconda di come si taglia o meno rischiamo di perdere la fioritura. Andiamo. Allora, sul ramo che porta il fiore dobbiamo tagliare alla seconda terza gemma, partendo dal basso, quelle più formate, belle cicciotte. Con un taglio netto. Un taglio netto e diritto. Fatto. Fatto. Ecco, ora poi dobbiamo procedere a togliere anche tutti i rami asfittici che sono all'interno per dare aria alla pianta. Quindi le salutiamo. Alla prossima. Ciao Lady. Ciao. Ricordatevi di sfogliare la rivista digitale sul web Blossoms In e di seguire Simonetta su About Garden. Ciao. Ciao.